Ciao a tutti, siamo ai dialoghi sulla salute. Stasera abbiamo parlato in particolare delle reti del benessere in relazione al progetto COSITI. Siamo in compagnia del dottor Ferrero, responsabile del progetto COSITI. Una prima domanda, in cosa consiste COSITI e cosa vi ha spinto a intraprendere questo progetto? COSITI è un progetto attraverso il quale la città di Torino sperimenta l'applicazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadinanza e città per la gestione condivisa dei beni comuni. Attraverso il progetto COSITI e la sperimentazione dei patti di collaborazione tra la città e la cittadinanza si sperimentano progetti di cura dello spazio pubblico e di rigenerazione urbana, soprattutto nei quartieri più fragili della città. Grazie. Inoltre, Stefano, animatore socioculturale, quali sono le risorse presenti sul territorio di cui COSITI e altri progetti come questi, come questo usufruisce? Allora, COSITI è un progetto molto ampio, quindi ci sono più risorse in campo. Io faccio parte dell'equipe sociale che comprende animatori e mediatori interculturali, ognuno dei quali è operativo su una serie di diversi servizi. Lavoriamo anche in microequip con l'obiettivo di andare a potenziare la rete già esistente all'interno degli enti pubblici, ma anche privati, e di andare anche ad implementare questa rete, cercando sempre più di avvicinarci anche ai cittadini rispetto sia ai singoli target ma anche in modo trasversale. Grazie. Inoltre siamo in compagnia anche della dottoressa Leardini, responsabile della SFEP. Come risponde la cittadinanza a iniziative come queste? La cittadinanza risponde, e questo credo sia una buona notizia. Risponde, credo che ci sia un grande desiderio, ecco, di attività che coinvolgano le persone in modo attivo, e che soprattutto i cittadini abbiano bisogno di sentire una uffici, amministrazioni che hanno a cuore i loro bisogni, le loro necessità, e che con loro si sforzano di attivare delle proposte significative, delle proposte interessanti. Ecco, quindi credo che sia questo, cioè la vera sfida e l'aspetto importante, cioè quindi avere davvero a cuore il cittadino e quindi tenerlo al centro con un protagonismo vero. Grazie a tutti, buona serata.